tutti ragazzi, benvenuti in questo mio video. Ci siamo tornati qui per fare un resoconto sulle ultime partite del Milan, come sta andando questo Milan e qual è il mio vero obiettivo, come ho visto la squadra nelle ultime partite, come detto. Quindi un video un po' per aggiornare, perché alla fine nei post partita non è che posso esprimere tutto quello che penso alla fine, quindi ho fatto un video a riguardo apposta per questo. Come vedete ho cambiato la postazione, cioè non siamo più dove eravamo prima, cioè sì, sempre nella mia camera, però come vedete c'è qualche poster dietro. Poi ci sta comunque lo scudetto del Milan, qualcosa che comunque devo aggiustarmi ancora bene alla postazione, però intanto oggi lo faccio qui per vedere come va. Intanto anche la luce non è male. Cambio un po' di postazione perché no, siamo sempre monotoni, quindi bisogna anche cambiare. Cercherò di farmi una bella postazione precisa più avanti, quando avrò un po' più di tempo. Allora, parliamo del video. Come sta andando questo Milan in questo periodo? Questo Milan sta andando bene in questo periodo. Come abbiamo visto nel girone di ritorno, abbiamo collezionato 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Di questi 2 pareggi si potranno evitare entrambi, però siamo stati sfortunati, tanto sfortunati anche nel girone di andata, sia per arbitraggio sia perché non concretizziamo mai niente, perché noi ragazzi siamo una delle squadre che fa più azioni pericolose, più tiri in porta di tutta la Serie A, ma non concretizziamo ragazzi, è la pura verità. Anche se giochiamo male, quelle palle gol di solito le creiamo, cioè ci stanno proprio quelle partite che dici abbiamo fatto 2 tiri in porta, che ci vuoi fare, è anche giusto. Però no, invece no, quindi abbiamo una concretizzazione molto bassa, arbitraggio, spesso rigori non dati, cose varie, perché alla fine non dobbiamo ammettere le cose come stanno. Però nelle ultime 4 partite io ho visto un Milan diverso, ho visto un Milan maturato, un Milan in crescita, un Milan che può puntare alla zona Champions League, a mio parere, perché non è che siamo da meno da Inter, cioè meno dell'Inter non credo proprio, meno della Fiorentina nemmeno. Abbiamo visto il giro di ritorno, ci siamo difesi benissimo, raddoppiavamo sul terzino loro che spingevano molto, perché sappiamo che la Fiorentina è una squadra molto offensiva, anche meno della Roma. Voi potete dire sì, magari possiamo essere meno della Roma, questo sono assolutamente d'accordo, ci può anche stare, però nelle ultime partite secondo me la Roma ha vinto anche un po' a fortuna. Comunque sì, ha fatto un bel cambiamento da Rudy Garcia Spalletti, però un po' a fortuna l'ha vinto, cioè qualche punto l'ha presa a fortuna. Diciamo che se a noi ci avessero dato Kulovic da inizio stagione saremmo in un'altra posizione. Vogliamo parlare di tutti i punti persi? Parliamone. Abbiamo perso tantissimi punti, continuo a ripeterlo, continuiamo a ripeterlo, perché è quella la cosa che fa tanto arrabbiare. Abbiamo perso in casa col Bologna, cioè in casa col Bologna. Stiamo scherzando, cioè parliamo seriamente, col Verona in pareggio in casa, cioè si può pareggiare col Verona in casa, perdere con il Bologna, pareggiare con l'Udinese in una partita dominata. Poi ne parleremo di quest'altra che ho citato prima. Un'altra partita era Roma-Milan, dove siamo stati sfortunati, meritavamo qualcosa di più, queste sono le prime che mi vengono in mente. Io dico solo le partite che abbiamo meritato di perdere, cioè solo per dirvi, contro il Napoli, contro la Fiorentina la prima, mi vengono, cioè raga, non mi vengono partite che meritavamo di perdere. Con l'Inter all'andata meritavamo un pareggio, con la Juventus non meritavamo di perdere perché avevano fatto 3 tiri loro e 2 noi. Quindi cioè, raga, alla fine secondo me meritavamo qualche punto in più, anche se potevamo vincere, cioè contro il Bologna in casa vai a perdere su un tiro loro che hanno fatto, non l'hanno fatto 2 tiri, noi nel primo tempo siamo tirati di peggio gol. Col Verona ingenuità di De Jong assurda che fa un fallaccio, lì si prende il rosso, ci lascia in 10, tutti i 2 rigori non dati, però va bene. Quel giorno lì Mieric si incazzò davvero tantissimo. Con l'Udinese in casa delle ultime recenti abbiamo meritato di vincere, non abbiamo vinto. Secondo me siamo le favoriti con la Roma per il terzo posto, ce la possiamo lottare noi. Ovviamente la Fiorentina può anche lottarsela, secondo me ovviamente se la può lottare, però io dico con gli impegni di Champions, Europa League sarà difficile per queste due squadre. Quindi Inter e Milan alla fine dovrebbero essere favorite. Però l'Inter io non mi sa di niente, perché non ha centrocampo, l'attacco non segna, la difesa è peggiorata. Dell'Inter non mi sa proprio niente. Il Milan almeno sta recuperando, il Milan segna, subisce meno gol rispetto al giro di andata. Ci sono tutti i dati positivi che secondo me ci dovrebbero far sorridere. La classifica non è malaccio, non è malaccio, dobbiamo dirlo, perché siamo a meno 2 dall'Inter e mi pare a meno 6 dal terzo posto, meno 7, non mi ricordo. Comunque siamo in lotta, cioè sono 2 partite, metti caso gli va male a loro, gli recuperiamo punti e ci avviciniamo sempre di più. Quindi noi siamo in lotta per il terzo posto. Poi se vai in Europa League a me va bene, cioè se andiamo in Europa League a me va bene, perché l'obiettivo di quest'anno era andare in Europa League, sempre detto. Poi se abbiamo anche la finale di Coppa Italia, quindi secondo me non è una stagione da buttare, assolutamente no, perché dovessimo vincere il ritorno contro Alessandria e dovessimo vincere la finale di Coppa Italia, quante volte l'ho detto, però vabbè, per farvi capire, dovessimo arrivare al terzo posto, vincere la Coppa Italia non è una stagione fallimentare, anzi, cioè, per noi sarebbe anche un buon inizio, una ricrescita, magari può ritornare finalmente un grande Milan che deve giocare la Champions, perché Milan senza Champions non si può guardare, però sarebbe una stagione discreta, perché comunque per gli acquisti che abbiamo fatto
Dovevamo fare al minimo una decente stagione, cioè non arrivare ai decimi. Poi l'anno prossimo si vedrà perché almeno entreranno soldi in cassa, possiamo fare un minimo di mercato, perché voi criticate tanto Berlusconi, che ha speso tanto quest'estate, però nei mercati invernali tutto quanto non è che può spendere tanto, perché i soldi dalle competizioni non entrano. Quindi non è che può sperare solo nei soldi suoi, cioè almeno gli altri presidenti gli entrano i soldi dalle competizioni, quindi anche vincere la Coppa Italia sarebbero 15-20 milioni, vincere i preliminari di Champions sarebbero altri soldi importanti, quindi perché no? Quindi io ci spero. Poi dobbiamo ricordare quindi anche, come detto prima, che avranno un calendario difficile queste altre squadre fiorentine e Roma. La Roma avrà un mese di marzo difficilissimo perché avrà Real Madrid andata e ritorno. E mi pare che poi hanno tipo anche il Napoli e la Fiorentina di fila, oppure una cosa del genere, l'Inter e poi la Fiorentina di fila. Sarà difficile per queste tre squadre al terzo posto, perché noi calcolate, ci siamo liberati la partita con la Fiorentina e con l'Inter, che sono due scontri diretti. Poi parleremo anche degli scontri diretti a favore e a sfavore. Ci siamo levati la trasferta di Empoli, che è una trasferta difficile che io temevo tantissimo. Questa giornata lunedì ci leviamo il Napoli fuori casa, che è la trasferta piuttosto del girone di ritorno, perché alla fine con la Juve ce la giochiamo in casa. E tutte le altre partite, come detto, cioè le giochiamo in casa con le big, con la Juve in casa, con la Lazio in casa, con la Roma in casa. Queste sono rimaste, ragazzi, quindi saremo più tranquilli almeno giocando in casa. Napoli già ci leviamo una partita tostissima, tostissima. Invece l'Inter deve ancora sfidare tutte, a parte Fiorentina, mi pare. Stessa cosa a Roma, cioè quindi abbiamo un calendario favorevole più avanti nella stagione. E anche con le neopromosse nel girone di ritorno andremo a giocare in casa, col Frosinone in casa, col Carpi in casa, col Verona l'unica fuori casa che sarà una trasferta assolutamente da temere, perché ragazzi, io l'ho sempre, cioè le trasferte quelle magari che sembrano più facili, le partite con Verona, queste qua sono le più insidiose di tutte alla fine. Anche la trasferta di Sassuolo mi preoccupa, però alla fine sono queste, Sassuolo, Napoli e Verona che mi preoccupano più di tanto. Poi ci sta la Samp, è la Samp. Quindi alla fine non è che stiamo messi tanto male, cioè io direi questo. Riguardo gli scontri diretti, abbiamo con l'Inter lo scontro diretto a favore, con la Fiorentina abbiamo il pareggio perché abbiamo fatto 2-0 in casa nostra e 2-0 all'andata loro, e contro la Roma dovremmo vedere, quindi dovremmo vincere con due gol di scarto almeno per stare a posto, o anche 1-0 va bene, anche un solo gol di scarto per battere anche lo scontro diretto con la Roma, che secondo me è uno scontro importante, è uno scontro importante, quindi anche gli scontri diretti sono fondamentali. Quindi questo è il mio parere sul Milan, stiamo andando bene, possiamo ambire la Champions, non tutto è perduto, anzi niente è perduto, ce la dobbiamo lottare. Poi se non si arriva ai preliminari fa niente, se non si vince la Coppa Italia fa niente, noi ci abbiamo provato, ce l'abbiamo messa tutta, questa deve essere nella testa dei giocatori. Ditemi il vostro parere, secondo me siamo in gara, ce la possiamo fare, possiamo ambire a questo famoso terzo posto, che molti dicevano il Milan è discontinuo, però sì, gli dobbiamo far vedere che il Milan è una buona squadra, ed è una squadra da terzo posto. E poi ovviamente poi quando, se dovessimo andare per i preliminari di Champions League, ovviamente il mercato estate fammelo, non fare come la Lazio di Lodito che non spende niente e va a acquistare due giocatori promettenti. Là devi acquistare due giocatori forti internazionali, se no non li vinci i preliminari. E ditemi la vostra sotto nei commenti, lasciate un bel mi piace, passate tutti i link in descrizione, ditemi se vi piace la postazione, noi ci becchiamo al prossimo video con il Milan sempre nel cuore. Dai!